C'è una situazione strana, nel senso che noi beccato siamo una palla. un paese fallito. L'Eurogruppo il 28 di giugno, secondo me, non risolverà niente. Nel senso che se si vorrà risolvere qualcosa, secondo me, tornare alla nostra vecchia liretta vorrebbe sì dire tornare a una moneta svalutata. Però Obama non vuole, perché ritrovandosi un dollaro rivalutato con le dracme, con le lirette, con le pesetas, avrebbe tutto disinteresse, cioè le esportazioni in America si annullerebbero, quindi sarebbe un danno per l'economia americana. Quindi il famoso patto atlantico, che è questo patto massonico a cui l'Italia è alleata fin dai Ah no. tempi di Mattei, non Ma consente. Martinelli, dobbiamo sempre No, guardare ecco. verso altro, cioè non ci Appunto, no, guardiamo ecco, mai no, allo sto specchio. cercando Ma le ti rendi ragioni. conto No, che questa è scusami, un'Italia che fa Stefano. schifo? Cosa vai a Stefano, prendere Obama e i massoni sto internazionali? cercando, no, di spiegare il perché continuano a raccontarci di questa crescita. Io penso che siamo arrivati a un punto di saturazione dove la crescita è una parola insulsa, che non vuol dire, cosa vuol dire crescere? Cosa c'è da crescere? L'erba? Cioè, bisogna produrre che cosa? Abbiamo le aziende piene di tutto. Allora, bisogna reinventare l'economia. Quindi io dico che una liretta svalutata, secondo noi, farebbe solo bene. Perché? Perché avrebbero interesse gli investitori esteri a comprare qui, per cui la nostra produzione rinascerebbe in qualche modo, rinascerebbe in Grecia, rinascerebbe in Spagna, ma soprattutto per l'Italia. Dico questo perché il progetto dell'euro era un progetto, purtroppo si è rivelato fallimentare fin dall'inizio, in quanto ricordiamo che l'euro non l'hanno voluto i popoli, le singole nazioni non sono state consultate con referendum, votazioni, ci hanno detto che l'euro Sì. era la moneta unica a cui saremmo stati destinati e oggi noi ci troviamo a pagare. Per volere per un capriccio della Merkel, no? Quello che non possiamo più sostenere, cioè un debito pubblico che non possiamo più recuperare, ok? Poi Sì, però non me lo puoi attaccare perché facciamo mezz'ora, oh, parli di vabbè, una ok, cosa no, ma hai e ti chiesto. fermi, anche perché io voglio assolutamente essere insopportabili, litigherò con tutti stasera, perché voglio richiamarvi a voi stessi, a parlare di voi stessi. Mi dai il titolo sulla Santanchè che poi andiamo in pausa? Ad esempio, Daniela Santanchè è qui a chiarire, secondo me, se si presenta o no, perché se ne è parlato, alle primarie come candidata a premier degli italiani e perché, quali idee avrebbe una Daniela for president per tutti noi? Qualcosa che mi interessa? Qualcosa che mi fa del bene o qualcosa che mi fa del male? Ah, io intanto mi auguro che prima delle primarie ci sia l'elezione, se lei mi deve proprio chiedere cosa sceglierei io, Sì. che adesso sono questo governo, è il momento di mandarlo a casa, anzi secondo me siamo già anche financo in ritardo, non credo che Monti porterà a casa niente, questo è un Venerdì, governo giovedì che, venerdì. sì, dai vertici internazionali, questo è un governo che ha completamente perso la sua spinta propulsiva, un governo con una maggioranza sostenuta, devo dire che mi fa una certa impressione quella rappresentazione plastica che noi, il PDL, vota insieme al PD e poi mi fa ancora più impressione che è stato scelto, ma io ero contraria nel giorno in cui appunto siamo Però è stati impressionante, chiamati. cioè Monti deve ancora andare a parlare con la Merkel e dice tanto questo non porta a casa Ma niente. sa, sì, portare a casa, che voglio dire, quello è un clubino, per cui cercheranno di farlo uscire meno peggio e ci racconteranno magari qualche balla, però nella sostanza credo che porterà a casa assolutamente niente, perché le cose che dovrebbe portare a casa sono due, che la BCE diventi come la Fed Reserve e quindi che stampi moneta, di fare gli Eurobond, di sancire che la capitale dell'Europa è Bruxelles e non è Berlino Ecco, e cambiamenti poi di epocali, fatto, gli no, concede perché un pezzettino di percorso questa è la politico o terza pretende guerra che lunedì ci siano mondiale. tutte queste cose? No, io credo che questa sia veramente la terza guerra mondiale. La Germania, abbiamo visto cosa è successo nelle altre guerre, qui non ci sono i proiettili, ma ci sono, voglio dire, le monete, o meglio l'euro e tutti gli interessi che girano attorno e quindi dobbiamo uscire da questa guerra. Quindi lei Cos'è la. dice, guardi, noi in 15 anni abbiamo provato a cambiare il paese da Roma. Saremmo stati poco furbi noi, poco concreti, più furbi gli altri. Cambiare da Roma è difficile, non dico impossibile, ma molto molto difficile. Quindi proviamo a cambiarlo da fuori, da nord. Quindi con chi allearsi a Roma onestamente mi interessa poco. Se devo essere onesto, la risposta la devo dare stasera a chi ci guarda da casa. Non sono qua a stracciarmi le vesti su come chi allearsi a Roma, la legge elettorale, non la legge elettorale.
Mi interessa le risposte che riesco a dare qua dalla regione Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte. Anche qua dico, facciamo attenzione, perché la regione Lombardia per quanto riguarda la sanità, ad esempio, è un'eccellenza. Vengono da tutte le parti a curarsi, poi ci sono gli scandali su San Raffaele, sull'Umanità, su tante altre strutture sanitarie. Però io non vorrei che facessimo lo stesso errore che si è fatto con la protezione civile. La protezione civile era un'eccellenza della nostra nazione. L'onestà deve essere un prerequisito in politica, cioè l'onestà se uno è bravo, deve essere una condizione sine qua non. Si accomoda a casa, no? No, scusi, su cioè questo vuole essere governata non c'è ombra da che lui sia un ladro, capaci. Non c'è ombra di dubbi che abbiamo penati, che ha avuto due avvisi di garanzia, che gli parliamo anche di lui, tangenti, certo. Vendola che ha avuto due avvisi di garanzia, Errani che sa, ci mancherebbe altro, i ladri devono andare a casa senza se, senza ma. Ma dopo, voglio dire, lei diceva la carcerazione preventiva, certo. Dopo un giudice, ci mancherebbe che io sto qua a difendere i ladri, li voglio in galera e buttare via la chiave. No, ma dico l'argomento dell'eccellenza lombarda, sta in piedi fino a che l'eccellenza lombarda è governata da un governo corrotto. Se c'è stato un mascalzone, un ladro, un delinquente sull'eccellenza lombarda, quel delinquente, quel ladro, quel nestofante va in galera. Benissimo. Ma non è che bisogna buttare nel cestino. Buona parte della giunta di Formigoni mi sembra che sia. Io non lo so se lei ha delle entrature nella magistratura, io non lo so, ho visto in questo paese tanta gente che poi è stata Problema, data per ladra e poi era innocente. Se noi siamo, scusi, se noi siamo una regione, se noi siamo il polo dell'eccellenza, lo siamo anche per tradizione, per posizione geografica, per mentalità, per una serie di motivi. Poi la politica ci ha messo del suo. Quindi la sanità lombarda costa più di 15 miliardi l'anno. Meno ora, rispetto... gli ospedali lombardi sono stati quelli pubblici in parte scarnificati. Lei sa meglio di me che ci sono gli infermieri che lavorano per 1.100 euro al mese. La figura anche dell'infermiere. L'infermiere è come figura, è una figura ricercata, però nessuno lo fa perché non prende abbastanza, deve fare una vita, una missione, fare quel lavoro lì. Per esempio, ci sono casi di malasanità importanti e ci siamo purtroppo accorti che c'è una classe politica dirigente che sfruttando la posizione geografica, la tradizione e il meglio, ha praticamente privatizzato quella che è in realtà quella che dovrebbe essere un bene pubblico, cioè la sanità è di tutti. E chi è che paga? E quando noi abbiamo delle fondazioni che ricevono soldi con delle leggi su misura. Lei parlava di ospedali, scusi, chi è che quando abbiamo una regione Lombardia che fa delle leggi, scusi, una regione Lombardia che fa, perché se no a casa non capisco. Allora, una regione Lombardia che fa leggi su misura. Ma chi paga per farsi curare? No, è questo il punto. Allora, chi paga? In Lombardia uno, se vuole essere curato, è quasi costretto a pagare, sì, andare per sanità privata, perché per sanità pubblica ha dei grossi problemi e lo sa meglio di me. Le assicuro che e questo è un percorso che è stato fatto negli anni, è un percorso lento che è stato fatto negli anni. No, della sanità in Lombardia, il punto è che noi abbiamo, mi sottraggo da questo. Ma non possiamo tenere distinti i due temi, no, perché il tema punto è che se abbiamo, gli ospedali funzionano, noi abbiamo un altro è se chi li governa ha dei problemi con la giustizia. Abbiamo persone vicinissime al governatore, ma se ci sono primarie, medici bravissimi, persone vicinissime al governatore lombardo, un governatore illegale che non dovrebbe essere al quarto mandato, che, per il quale c'è in corso un processo per firme false, qui non dobbiamo manco essere Formigoni presidente, lo è pur essendo illegale, essendo al quarto mandato e pur avendo presentato firme false, perché non erano abbastanza quelle legali. Quindi detto questo, c'è un procedimento in corso. Allora, il fatto che le persone a lui vicine, ce ne siano alcune che siano in galera perché imputate, accusate di aver usato soldi per fini personali, soldi pubblici che la regione avrebbe elargito con leggi su misura, lei mi capisce che noi siamo in una situazione improponibile. Li condanniamo uguali, guarda, la mia condanna non è diversa dalla sua. Benissimo. Per chi è ladro, quindi è grave. Ci vuole la galera. Io ho detto, semplicemente ho detto, non si butta via un'eccellenza della nostra nazione come quella lombarda, si butta via chi governa. Per dei ladri, si mandano in galera. Siete degli assassini, ci state uccidendo, siete della merda tutti i politici, tutti quanti, non avete dignità, pensate solo a voi. Pensate solo a vivere, io ho un problema di mangiare, assassini, siete degli assassini. Sandro, Michele, Maurizio, sì, c'è un clima. È il famoso Michele, cazzotto che dice bene.
c'ha ragione, perché sa, vedere gente che è mantenuta dalla politica, che da quando ha 15 anni non si è mai confrontata col mercato del lavoro, che aveva un lavoro si è messo in aspettativa, non si sono mai dovuti confrontare con i problemi reali della gente, io sto da quella parte lì. Io voglio che nel prossimo Parlamento non ci sia uno che viva di politica, che non ci sia uno che viva di basta politica. Basta che poi si occupa di politica, perché però politica non si occupa non di seguire il suo lavoro e le sue feste, perché questo non va bene. Non è un mestiere la politica. Però ecco, mi sembra non che lo sia però un mestiere. Però lei, sottosegretario, mai una volta si è permessa di provare a chiedere questi rimborsi elettorali? Scusi, intanto lei forse non sa la mia storia. Io sì, sia però, da sottosegretario scusi. Che da membro del Parlamento, bene. Forse non è informato, che il mio quante stipendio non l'ho mai preso. No, no, forse no, deve formarsi no, su questo. Lo so che non prenderò lo stipendio. E io ho fatto una campagna quante volte elettorale ha proposto di abolire dicevo, i rimborsi ai partiti? Guardi, siete arrivati dopo. Io ho fatto una campagna elettorale. Non mi rispondo subito. Nel 2008, dove dicevo che andavo in Parlamento, doveva guadagnare lo stipendio della media degli italiani, sì, 1200 ma... euro al mese. Ho detto che sul bene, rimborso dei partiti dirlo. No, l'ho detto, ho fatto di tutto, ho detto che i partiti no, però non c'è un'interrogazione sua sul, sì, sui rimborsi ai partiti, sui rimborsi. Come no, vada a tirarsene io fuori, ho cercato su internet e non ne ho trovati, vada, però quell'operaio lì attende dove qualcuno dico che se lo attende ancora prendere una lira che possa dare, li sono contro più denaro in busta paga nella sua, non attende soltanto che si abbassi quella del politico che lo può portare così a una non giornata. Non è una professione, dobbiamo smetterla con gli stipendi della politica. L'intervista che ha fatto molto parlare di sé, ma ormai è un po' vecchiotta, insomma, cari partiti, calma, crollate troppo in fretta. Grillo inizia a avere però alcuni problemi evidenti a Parma e non solo, e comunque continua ad avere dei sondaggi stratosferici, anche se oggi uno sull'Unità insomma lo dà un po' più in calo, però insomma andiamo di nuovo, prego Martinelli di non farsi pregare, a vedere un Grillo dannata, quello servizio 6, su partiti diarrea politica. Noi salviamo il culo ai partiti, guarda, gli salviamo il culo in una maniera pazzesca, perché se non ci fossimo noi arriverebbero delle devianze di destra, di sinistra, estremiste. E guarda, sciolti in questa diarrea politica, lo sapete, che si spuntano, fanno finta di niente, si sono già accordati, vogliono fare le cose, non hanno più speranza, però qui c'è il futuro, perché avete un sindaco meraviglioso che può garantirvi veramente il futuro. Ha 74 anni, quindi 6-7 mesi resiste ancora. Quindi per la quinta volta candidato, è fantastico! Allora, questo è, poi oggi è un giorno di interviste non proprio favorevoli a Grillo, di servizi che parlano di Grillo, che parla di Iran, di altre cose a un giornale israeliano. Come va questo Grillo post-elettorale, Martinelli? Ma secondo me Grillo è solo il testimonial di un movimento che è al di fuori dallo schema classico dei partiti, dove ci ha messo la faccia per candidare persone totalmente sconosciute, cittadini che si sono autoscelti nei cosiddetti meetup, che hanno avuto il marchio di riconoscimento del Movimento 5 Stelle, che risponde a poche regole, che è il non statuto famoso che è visibile su internet. Poi il fatto che gli si faccia le pulci è giusto, che i giornali gli facciano le pulci. Quello che mi sembra di capire in questi giorni, anzi certamente lo hanno capito in molti, è che comunque si tenta in tutti i modi di dare un'immagine assolutamente brutta o comunque negativa di Grillo, del movimento, senza che nessun giornale abbia mai messo in prima pagina, per esempio, che il fatto che il movimento non ha rifiutato tutti i rimborsi elettorali, ha i consigli in regione, in varie regioni, che ha 2.500 euro al mese e non ha 12.000, che sono secondo me aspetti che molta gente non sa o non ha colto o ha colto durante i famosi comizi di Grillo, per cui dei segnali di rivoluzione li ha già dati. Il successo di Pizzarotti a Parma è ovviamente alla lente della stampa, ci si attacca sul fatto che sia un sindaco lento nel nominare gli assessori, peraltro c'è stata la polemica di questo assessore che assessore ancora non era e prima che fosse nominato assessore è stato quindi fatto da parte per questa vicenda che ha avuto, per cui io voglio dire, secondo me è un problema che non si pone. Direttore generale anche? Come? Direttore, il settimana, ma, poi guarda, Grillo ha detto no, questo non...
Il famoso Tavolazzi. Ma Tavolazzi era stato escluso, quanto ne so io, dal movimento, in quanto Grillo ha ritenuto che lui avesse ancora la mentalità un pochino da partito verticistico. Ma so che se avessimo fatto sostanzialmente una roba così, se Berlusconi fosse intervenuto come è intervenuto Grillo su il direttore generale, il city manager, dicendo no, questo non va bene, sarebbe lì. Ma avremmo Grillo avuto tutte le prime pagine, allora, dei giornali. Allora, è indubbio che il movimento l'abbia fondato Grillo, le regole le ha fatte lui con Gianroberto Casaleggio, e le regole sono quelle. Cioè, siccome siamo in una fase in cui la credibilità è la prima componente, e siccome in rete non ti puoi permettere di cioè in rete la prima cosa che va è la reputazione, per cui la coerenza, per cui muovendosi in una selva complicata, dove molti italiani sono vittime e sono abituati al concetto di partito verticistico, non è semplice poi una persona come lui andare nelle piazze e dire di cambiare approccio alla politica, cioè tutti contano uno, nel senso che il cittadino che vota il candidato nel movimento è poi parte interessata, cioè finisce la famosa politica della delega. Ok, il nominato, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle rende conto al suo elettorato e si consulta continuamente con l'elettorato tramite la rete o tramite le riunioni. Quindi la cittadinanza attiva è la politica attiva, cioè finisce la politica della delega e comincia la politica attiva. Per fare politica attiva bisogna sentirsi parte di una comunità e parte di un interesse, e questo è totalmente diverso dal concetto della gerarchia del partito a cui eravamo abituati. Grillo ci mette la faccia adesso per tentare di cambiare l'approccio con la politica, sperando che un domani lui potrà mettersi in faccia. Fermati qua, perché queste tue affermazioni verranno criticate dagli altri ospiti subito dopo uno spazio pubblicitario. Partito Democratico, Laura Specchio, PDL, Lega, Movimento 5 Stelle, chi è il vero avversario alle prossime elezioni del PD? Beh, insomma, è una risposta difficile da dare, però riprenderei un attimo il discorso che si faceva prima su Grillo. Io ritengo che la politica e i politici siano messi in discussione ormai da tantissimi anni, cioè non è una cosa nuova, il qualunquismo non è cosa che nasce oggi, nasce decenni fa, quindi evidente, e il problema della crisi del sistema dei partiti, anche questo non è cosa nuova. Diciamo che le ultime vicende giudiziarie e la crisi economica hanno acuito una sfiducia nei confronti dei partiti che è tangibile. Dopodiché io vorrei ricordare una cosa, che i partiti non sono entità astratte fatte da caste di intoccabili. Ci sono anche le caste, mi faccio finire. Ci sono caste di intoccabili, ma nei partiti ci lavora soprattutto la cosiddetta società civile. Io vorrei mi faccio finire. Società civile, i militanti, la base dei partiti sono società civile. I partiti scusami, persone come me, anch'io vivo del mio lavoro. Prima la signora Santanchè diceva che lei fa l'imprenditrice, io sono una libera professionista. Io vivo del mio lavoro, non vivo di politica. Credo però che un impegno civile e politico sia necessario, soprattutto in questo momento. E la sfiducia è nata a partire dalla crisi, per una certa difficoltà o incapacità a dare risposte sui temi della crisi e su come uscire dalla crisi, perché poi si dice bisogna creare posti di lavoro, ma bisogna spiegare come creare posti di però lavoro, i partiti, perché questo signora, è il punto. I partiti sono in crisi per le bugie che sono state perpetrate in questi anni. Io queste trasmissioni vengo da qualche anno e io ricordo come fosse ieri, vedete su YouTube gli stracci di cosa si diceva qui in TV 2-3 anni fa. Quando io ero preso per un pazzo, quando dicevo della crisi, eravamo falliti, diceva che quasi mi insultavano. Allora, cioè un conto è, quindi secondo me i partiti sono anche in crisi perché i loro capi hanno per troppo tempo preso per i fondelli tutti, bugie su bugie. Berlusconi ha sempre detto che la crisi non c'era, l'ha sempre negata. E però non mettiamo governo, tutti nello stesso calderone. Ha fatto solo della morbida opposizione, che nei momenti chiave in cui poteva far cadere il governo. Ma cosa vuol dire morbida opposizione? Quando sono stato votato, votato lo scudo fiscale, ci vogliono i numeri. Il PD, se D'Alema fosse stato in aula, sarebbe caduto il governo. Cioè, sono state tante le occasioni in cui il PD avrebbe potuto massicciamente far cadere il governo, invece non è vero, la matematica c'è una collaborazione PDL-PD, Santanchè, voi siete lei ci nasconde questo, hanno perso meno degli altri, non è un'opinione, non è un'opinione, giro di pareri, Salvini, Grillo vi ruba voti?
Mi stavo addormentando e mi viene da dire chi se ne frega. Va bene. Cioè, onestamente, io adesso domani devo andare a un'assemblea in Viale Bligny a Milano, dove la gente ha il problema che convive sul pianerottolo, sì, con gli spacciatori e le mignotte. Di Grillo non gliene può fregare di meno. Vuole rientrare a casa senza avere quello che si buca o quello che batte sul suo pianerottolo. E domani sera in piazza 24 maggio Iden sui provi di Milano. Chi se ne frega di Grillo? Ma tu puoi intervenire lì perché hai un ruolo politico lì. Perché sono orgoglioso ancora di fare politica. Ho capito, nel momento in cui Grillo ti ruba l'elettorato non avrai più quel ruolo che ti consente di andare a risolvere i problemi della gente. Ma Grillo venga a Milano e dica come si risolve i problemi dello spaccio, della prostituzione, dico viva Grillo. Anch'io sto in rete e lo dico, ma non è che la vita reale è solo in rete, su Facebook, su Twitter. La vita reale è in piazza Maciatini, in piazzale Corvetto. Cioè tu dici, queste parole di robe, si fanno delle menate e non arrivano a far politica nelle strade. È vero che la rete è importante, internet, il confronto, e quindi uno mi scrive su Facebook, mi segnala, guarda che io ho il problema, a Sondrio, come è importante. Poi però non è che io passo la mia vita su Facebook, su internet, perché poi c'è la gente vera, non quella di Grillo, dei talk show televisivi, delle menate. Che gente è quella di Grillo? Gente falsa? Non so. Eh? Gente falsa quella di Grillo, cioè cosa c'entra? No, in rete c'è la ma gente. Ma la domanda, ho detto, cosa pensi di Grillo? Dico, i problemi di Milano, questa sera e domani sera, sono altro, e di Grillo non me ne frega un accidente. Rispetto chi lo vota, auguri, spero che faccia bene. Sindaco di Parma e sindaco da un mese, ancora non è riuscito a mettere insieme la squadra, ma è sfortunato. Ci riuscirà e va bene, però a me onestamente, da milanese, da lombardo, da politico, da leghista, di Grillo interessa poco. Tu sei segretario nazionale, ovvero regionale, no? E ho il problema del lavoro di Morvegno, non di Grillo. Da quando è comparso Grillo sulla scena avete un terzo dei voti che vi viene attribuiti prima. Questo da segretario regionale ti interessa o no? Perché se no fai un altro lavoro. Io non sono uno di quelli che si alza la mattina guardando il sondaggio con l'incubo di Berlusconi e del Bunga Bunga. Non me ne può fregare di meno, né dei sondaggi né di Berlusconi e del Bunga Bunga. Io mi alzo domani mattina vado a Brescia, perché a Brescia ci sono tanti problemi e non sono né Grillo né Berlusconi né i sondaggi. Se uno dovesse far politica in base ai sondaggi, va in televisione a dire quello che si sente di voler dire, quello che sale nei sondaggi. Una domanda me la permette Salvini, allora lei si è dimesso dal Consiglio Comunale, giusto? Non ancora, sì, mi dimetterò. Benissimo. Come concilia la sua attività sul territorio col fatto che comunque risulta essere uno dei meno presenti all'Europarlamento? Ma cosa c'entra, mi scusi, ma perché lei valuta l'efficacia di un politico un tanto anch'io? Ha rinunciato alla carica di consigliere perché lei non si è tenuto la poltrona in Europa. Ma perché se lei sta tutto il tempo seduto sulla seggiola, lei ha il 100% di presenza su quella seggiola e non combina una mazza. Beh, la gente dice, bravo, non mi conosce. Stai lì un sacco di tempo, dormi, però sei molto presente e dormi. Io vivo senza politica. La gente, no, ma mi interessa. E lavoro, sono un imprenditore anch'io. Ma perfetto, le faccio tanti auguri. Detto questo, la gente valuta Matteo Salvini e la Lega in base a quello che fa. Non a quanto sta lì, a quanto sta, ai risultati che porta a casa. E se Grillo sui sondaggi va al 98% perché è molto bravo in rete, chi se ne frega? A uno che abita in Viale Bligny 42, del fatto che Grillo è molto presente in rete, non gliene può fregare di meno. Mi sembra, anche nelle istituzioni vedo che sta crescendo. Va bene, auguri, ma faccia il sindaco. E Mingabù ha preso una barca di voti in un mese, perché sì, va bene. Lo dite voi. Va bene. Un po' lenti a Parma. Sì, no, diciamo che... poi per carità di Dio, la polenta, i lombardi giudicano sui fatti, sui fatti, non sui sondaggi, sulla rete. Quindi come Lega, se saremo bravi, recupereremo la fiducia persa per le note vicende. Sì, piccolissima parentesi, note vicende, lei Golfari, ci hanno fatto due maroni così per due mesi di campagna elettorale su bel sito, Renzo Bossi, la cugina, l'autista, otto autisti, finite le elezioni, e infatti siamo venuti qua e abbiamo allontanato. Però lei mi trova una riga su questi scandali finite le elezioni? Sì, questo è vero. Lei mi trova un commento, un'indagine, un'accusa? Leggeremo ancora. Finito. Come no. Allora, è chiaro che c'è stata un'operazione negli ultimi mesi di decapitazione della leadership del Nord. Assolutamente sproporzionato, evidentemente. Del Nord? È stato sproporzionato l'attacco alla Lega. Dopotutto, se andate a vedere, sono casi di mala gestione, di una paghetta da 5.000 euro. Sì, ma vogliamo
vogliamo fare la proporzione rispetto ai problemi del paese, dai, e rispetto all'amministrazione. Chi prende 5 euro di paghetta? Ecco, ma, ecco, ma rispetto, ecco, esatto. Un imprenditore che ha un figlio scemo, poniamo, e non sto riferendomi a questo caso, ma che però da, fa funzionare l'azienda e dal posto e da tanti posti di lavoro, io non lo non chiudo l'azienda perché ha figlio scemo. Allora in questo modo possiamo pensare e dobbiamo riconoscere che l'amministrazione della Lega e delle classi dirigenti del nord, diciamo Lombardia, Veneto in particolare, si sono dimostrate rispetto al resto d'Italia ma ampiamente superiori, e lo dico, non è che lo dico io, lo dicono i dati Istat, il PIL, la situazione del lavoro e il resto. Scusa, il Trota non è più in consiglio regionale, Penati prende ancora sostituto. No, sì, ma io voglio andare al di là di questa polemica. Dico, questo è il dato, è il dato, questo è il dato, questo è il dato, questo è il dato, questo è il dato che di cui io è una sua decisione personale di rimanere in consiglio regionale. Mi fate finire, questo è il dato significativo. Io voglio dire, io combatto anche contro i miei colleghi che essendo, perché tutte le aziende giornalistiche hanno i loro padroni. Scusami, i padroni dei grandi giornali hanno degli interessi specifici, politici, economici. Secondo me hanno sbagliato completamente anche nella chiave dei loro interessi pensare che buttare giù il nord, rischiare di buttare giù l'unica regione in cui c'è una sanità che funziona, per esempio, questo sarà di utilità ai cittadini, questo sarà un casino per la gente. Attenzione, vi faccio solo questo esempio: la sanità in Lombardia, in Calabria non esiste neanche il budget, non c'è neanche il bilancio. In Calabria dovrebbero mettere in galera dalla Corte dei Conti all'ultimo politico, non se ne parla. Allora, perché una bella lotta, non c'è il capite, non c'è il bilancio della regione sulla sanità, non c'è il bilancio in Calabria, non c'è il bilancio. Nel Lazio perdono un miliardo all'anno, non 5.000 euro di paghetta, un miliardo all'anno. Ma di cosa stiamo parlando? In Calabria della Compagnia delle Opere allora, sta passando bene. Ma lascia perdere, anche se c'è un coglione della Compagnia delle Opere, e siamo sempre sulla paghetta di 5.000 euro, poniamo, no? Ma stiamo parlando di miliardi nel sistema, sistema Lazio, sistema Calabria, sistema Puglia, è tutto così. Siamo qua, non parlano mai di Monti, da fastidio. Non parlate mai, fate finta che questo non faccia nulla. Ma lasciamo perdere. Devo andare a casa, sbaglia la riforma del mercato del lavoro, non sa battere i pugni sul tavolo della Merkel, vuole che noi parliamo tedesco, pensa che la capitale sia Berlino, non Bruxelles. Deve andare a casa, professore. Sai cosa mi ha insegnato? Non sapete chi mandare alle elezioni e volete mandare a casa. Sai cosa mi hanno insegnato a me? Tornare ai governi Berlusconi. Chi non fa, insegna. Eccoti lì, Monti. Cioè, non fa niente. I professori. Sì. I banchieri. Questo i è il governo così. Pensa, anche lei con i banchieri. Quando lo mandiamo a casa, che un'imprenditrice non mi tirasse fuori la storia dei banchieri. Infatti, pensi, lo faccio contro di me, ma che magari domani mi tolgono anche gli affidamenti. È curioso che prima dei banchieri eravamo quelli che si facevano fregare dai banchieri. Scusa, era meglio? Vi siete fatti fregare dai banchieri, era meglio così? Ci siamo fatti fregare. Certo, perché avete assistito attoniti a quello che cambiava nel mondo della finanza. È un paese che crollava, colpito dagli speculatori. E poi mi dite che adesso ci sono i banchieri? Ma ben vengano i banchieri, perlomeno conoscono quello che accade nel mondo, perlomeno conoscono i processi che muovono il mondo. Stefano, una domanda molto semplice, per entrare un po' nell'ottica, non a lei, una domanda in generale. Il discorso io non vorrei banalizzare la portata di questa crisi, però vorrei porre una domanda, perché se lei fa l'imprenditrice o l'imprenditore, se lei sbaglia i suoi investimenti, le banche le sequestrano tutto, giusto? Ora, perché se invece i banchieri spagnoli o italiani danno i mutui ai disoccupati e quindi sbagliano, devono essere soccorsi dalla BCE? Perché se crollano le banche spagnole, crolla la Spagna, ma allora, non lo capisci allora questo? Allora chi governa? Mamma le banche mia. O i governi? No, purtroppo che no, questo governo. Allora, capite? Allora la Merkel e Monti, scusate, la Merkel e Monti sono burattini dei banchieri, è questo, cioè chiedo. Io sono convinto. Finora questo? Sì, finora e allora ben venga la lira. Torniamo, ragione, dammi un altro. Io ho detto che preferisco andare alle elezioni domani, ma se il partito decide di fare le primarie è evidente che mi candido. Benissimo, ma è questo volevo dire. Volevo dire in estrema che facciamo primarie aperte. Quindi il suo parere sull'euro è importante, perché lei si candida a guidare
un partito che spera di tornare ad essere il partito di maggioranza relativa. Lo ha detto Berlusconi. Spero che cambi anche qualcosa in questo partito. Allora, lei fosse premier del PDL tornato ai fasti di un tempo, deciderebbe di uscire dall'euro? Gliel'ho detto e glielo ridico, io deciderei che questa Europa com'è non va bene e questa Europa non può piacere all'Italia e agli italiani. A questo lo firmiamo. Che questa euro così com'è non va bene, non piace all'Italia e agli italiani. E la politica europea che è stata fatta sino adesso da parte dell'Italia e soprattutto da questo governo ha dimostrato che dobbiamo parlare tedesco, non va bene. Direi alla signora Merkel che si accomodi, esca dall'euro, la signora Merkel, la Germania. Quindi uscite se voi. Se questo non fosse, usciamo noi, ma senza drammi. Senza perché drammi, il nostro sicuro. Problema non è l'inflazione, il nostro problema è l'occupazione, il nostro problema è la crescita, che mi dispiace, non è che lo dica io, perché potrei sembrare crescitosa. E dal 2001, ecco, da quando ammettiamo che un imprenditore abbia 10 milioni di euro in banca, il giorno in cui un venerdì la Banca d'Italia chiude tutte le banche e decide che noi usciamo dall'euro, l'imprenditore lunedì si sveglia con quei 10 milioni che valgono, se gli va bene, 6? 5? Dipende, questo gli studi dicono che l'inflazione impatterebbe il 20%, non ci sono, ma non è questo. Stefano. Scusi? Nessuno sa, allora no. In realtà nessuno sa che impatto avrebbe l'uscita inevitabile, dell'euro dalla Grecia, della Spagna e dall'Italia. Parliamo di breve periodo, secondo te che cosa succede? Secondo me ci potrebbe essere una svalutazione, ma secondo me è tutta una paura inventata questa. Anche io ripeto che se in Italia tornassimo la lira svalutata, in Italia la crescita partirebbe, perché all'estero avrebbero interesse a comprare qua, perché qua costerebbe meno, che noi abbiamo da soli. Sempre guadagnato in lira e pagato in euro. Quello che sta succedendo questo in Grecia, questo è il problema degli italiani, ma è inevitabile, signori, questa direzione è inevitabile, ma noi discutiamo del nulla, perché questa direzione è inevitabile, ma infatti è inevitabile, non c'è soluzione, usciremo dall'euro, non si può andare avanti così, perché la gente in giro è alla fame. Guardate cosa è successo in stati che hanno fatto del gente. Come l'Argentina, che stanno svendendo, ma non è informata sui dati ultimi economici dell'Argentina, però, sì, un po' meglio di prima. Siamo già falliti, siamo un paese già fallito, 2000 miliardi di debito, chi recupera più? Allora, concludiamo con Tempi, che mette nella foto di copertina dietro il buco della serratura addirittura il Presidente della Repubblica. Sono 20 anni che questo Paese gioca a indagato tuo, indagato mio, e questo è il gioco che giochiamo ancora oggi, e il gioco è arrivato dalle parti di Napolitano. Cosa cambia in questo gioco? Tanto cambia che leggere con intercettazioni faceva male al cuore, allora, il Presidente della Repubblica e degli italiani. Allora, finalmente critica Daniela Santanchè. No, ma finalmente ci stiamo rendendo conto che uno degli elementi di autodistruzione di questo paese e di paralisi sistematica è questo, come dire, minare in nome di come dire, inchieste che, per l'amor del cielo, se ci devono essere, ma ci devono essere, devono rimanere nei tribunali e non diventare strumento di lotta politica, addirittura, come ho sentito dire da un procuratore della Repubblica, uno strumento per riscrivere la storia. Ma qui siamo alla follia. E allora, se per riscrivere la storia si mina addirittura l'unico, forse poco, uno dei pochi elementi di unità di questo paese, che è Napolitano, perché si deve mettere sui giornali anche il fatto che lui, come da sua prerogativa, si interessi affinché le procure si coordinino e non facciano ognuno una sparata. Se dobbiamo mettere in discussione questo in nome del teorema per cui nel 92-93 i governi Amato e Ciampi, che sono i governi, i santi governi di questa Repubblica, avrebbero fatto una trattativa con la mafia. No, come ha detto il ministro Conso, lui prese una decisione che era una decisione politica 20 anni fa, certo. E la decisione politica che manca 2 minuti. Non può essere riscritta dalla magistratura. No, dire, chi vuole fare questo? Martinelli, la tua opinione. No, vorrei dire minuto. Che se anch'io andrò sotto processo, chiamo il segretario particolare Napolitano e dico: senti, puoi indagare su quel magistrato lì, chiedere cosa vuole da me, cosa non vuole, e poi Napolitano magari si muove o lui si muove stesso e chiama. Certo. Poi chiama, no, puoi dire a Grasso se può. Non è in questi termini, questa la racconti come le barzellette sono che racconti. Sono ridicoli.
quello che dici tu è proprio quello che dicevi, cioè uno degli elementi, uno dei pochi elementi fondanti e che potevano essere garanti di questo paese, crollano di fronte alla assoluta non trasparenza nel fatto che Napolitano continui a difendersi e dica: io prerogativa muoversi lui per condizionare l'attività di un giudice, per coordinare le procure. Ma quale coordinamento? Una procura che ha aperto le indagini su un omicidio del 1948 rendesse conto, ma secondo te che paese siamo? Rendesse conto una procura che gli apre e che tira fuori una procura da Daniela Santanchè mi dà prego un giudice che vuole condizionare. Stiamo chiudendo, basta, e mettetevi un bavaglio voi. Daniela Santanchè, forza, 40 secondi per cortesia. Siamo veramente uno strano paese, si può parlare male di tutti, anche del Santo Padre, ma di Napolitano no, io non ci sto. E così San Napolitano? Napolitano risponde alle domande del Fatto Quotidiano. Viene a posto e non ha risposto. Risponde, allora, scusate, ho capito una bella cosa. A che gioco giochiamo, signori? È il solito giochino del teatrino della politica. Indagato tuo, indagato mio. Continuiamo così, facciamoci del male. Indaghiamo tutti.